Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Ora, sposto un attimino, perché dietro a tutta questa roba qui penso che non mi si veda, sbuca il naso, che qualcuno mi ha sempre detto sono tutto naso. Quello che vedete qui davanti è il Kickstarter completo, comprensivo di tutti gli stretch goal di Deep Madness, Madness Reborn Reprint, quindi l'ultima edizione stampata nel 2022 e che ci arriva a casa dopo 2 anni dal Kickstarter. Ha avuto un processo un po' travagliato per tutti i problemi che ci sono stati delle spedizioni, soprattutto negli sdoganamenti e quant'altro, ma finalmente è arrivato e quello che vedete qui davanti è il Kickstarter completo, comprensivo di tutto. In questo video, io mi metto così, in questo video vi andrò un pochino ad elencare quali sono i pezzi che vedete qui davanti e poi ovviamente come sempre ci farò dei video dedicati. Non vi farò più il video sulla scatola principale, sul core box e il regolamento perché l'ho già fatto in un video precedente tipo 4 o 5 anni fa. Vi lascio il link in descrizione per vedere anche un facile e veloce tutorial. Dopo la sigla. Qui davanti a me, ora ve ne prendo una alla volta, sperando ovviamente che entrino in quadratura, ma ragazzi, ora a parte gli scherzi, è tantissima roba che non ci sta nemmeno sul tavolo. C'è la scatola base, che il gioco è lo stesso, il regolamento è lo stesso, non è una nuova edizione, è la stessa ristampata. Le cose che cambiano principalmente sono un'espansione, che ora vi faccio vedere, dedicata a Madness Reborn, che tra l'altro funge anche da collegamento fra Deep Madness e Dawn of Madness, che tra l'altro dovrebbe arrivare a breve. Alcune miniature sono un po' più grandi e il regolamento è più chiaro, però poi il gioco è lo stesso. Quindi abbiamo il box di base più le varie espansioni che sono uscite nel tempo, tipo Uncounted Horrors qui davanti, ma non ve le faccio vedere tutte perché già ve le ho fatte vedere nel video precedente e sono identiche le stesse. The Oracle's Betrayal. Quindi ciascuna di queste espansioni è una campagna a sé stante, sempre ambientata a Kadath, nel Mining Facility, nelle profondità oceaniche, come il gioco base, però che portano avanti la storia. Quindi questa è una campagna con i suoi personaggi, i suoi mostri, questa è una campagna che aggiunge altri personaggi ed altri mostri. Quindi ciascuna scatola che andrete ad aprire delle espansioni avrà sempre all'interno miniature, un sacco e bellissime. Poi questa scatolona immensa qui davanti è il Monstrum Box. Questa è una scatola immensa con dentro, guardate quanto è spessa, con dentro del foam e serve praticamente, è una cosa totalmente opzionale, però serve per conservare tutte le miniature del gioco. Quindi se voi volete fare una partita e tirare fuori casualmente una missione e usare casualmente dei personaggi e i mostri, perché le carte dei mostri le potete mischiare e poi potete usare quelli di tutte le ambientazioni di tutte le espansioni, come fate a portarvi via tutta questa roba? Allora vi viene incontro questa mega scatolona che qui dentro ci mettete tutte le miniature, mentre invece in un'altra che abbiamo spostato qua sotto, che è la Profundum Box, ci mettete tutto il resto. Quindi qui solo le miniature tutte, qui tutto il resto, token, carte, elementi scenici, però tutto quello che riguarda a parte, appunto, la parte token, carte e quant'altro. Qui davanti abbiamo Rise of Dagon, un'altra espansione, una delle più belle secondo me a miniature. Poi Endless Nightmares, che è una di quelle più grandi, perché dentro all'interno non ci sono soltanto miniature, troviamo addirittura anche delle porte, troviamo addirittura le bombe, troviamo addirittura i rover piccolini, cioè tutta quanta l'attrezzatura che comprato il gioco base sarebbero dei token. Qui trovate le cariche sismiche di profondità, qui trovate tutto quanto in 3D, tra l'altro poi fatto con una qualità bellissima. Quindi sono tutti quanti pezzi che secondo me è un Kickstarter che merita da morire, poi che uno ci giochi o non ci giochi è comunque un prodotto da collezione secondo me di inestimabile valore. Abbiamo qui davanti, qui e dall'altra parte, tutti i kit di conversione, perché il gioco io ricordo che è in lingua inglese, però ci sono tutti quanti, si potevano acquistare a parte, tutti quanti i kit di traduzione in italiano. Ad esempio The Oracle's Betrayal, il tradimento dell'oracolo, come vedete qui ha tutte quante le carte in italiano. Quindi potete aprire il tradimento dell'oracolo, togliere tutte le carte che ci sono all'interno e andarla a sostituire con quelle in italiano. Io infatti le ho prese tutte quante in italiano
anche per comodità. Qui poi c'è una carta che era una parte, più carte dello stretch goal, che sono nuove armi, nuovi equipaggiamenti che potete dare ai personaggi. E qui davanti i mostri speciali, o per meglio dire, visto un po' in chiave videogioco, i boss. Quindi qua davanti, che poi ve le devo mostrare assolutamente aperti in un video a parte, magari lo chiameremo i mostri di Deep Madness e ve li faccio vedere nel dettaglio. Qua dentro ci sono le miniature di tutti quanti i boss e i mostri principali, e come vedete sono tantissimi. Sono contento che mi siano arrivate perché anche del precedente Kickstarter avevo tutto completo, a parte la Profundum Box, che ci può anche passare sopra, ma questi boss li volevo assolutamente tutti quanti. Correggo, la Monstrum, non la Profundum. Sempre kit di conversione. Qui davanti abbiamo le miniature a tiratura limitata delle stretch goal, che sono World Philips. Cosa fai in Mythic Cthulhu? Non ci metti il grande Howard Philips Lovecraft. E d'altra parte John Mardok. E poi qui sotto l'ultima cosa che vi faccio vedere, ma già anche questo vi era stato mostrato al tempo, quindi potete comodamente cliccare nel link in descrizione. Il libro, che secondo me è veramente un capolavoro, L'arte di Deep Madness, che non soltanto vi fa vedere tutta l'arte, i disegni che sono, secondo me, alienati, cioè da malati mentali, sono veramente bellissimi, ed è quello che poi vuole un po' ispirare l'ambientazione, la paura dell'ignoto, delle profondità, questo viaggio sottomarino che mi richiama film, ad esempio, come Leviathan, come Sfera, come Deep Star Six, cioè ci sono tanti film come Abyss, che un po' ci rimandano appunto a questo capolavoro, o anche un Dead Space ambientato sott'acqua, e questo addirittura vi fa anche da storia. Quindi è un po' anche il manualetto di storia che vi racconta tutta quanta la storia del Kadath Deep Mining Facility, quindi comunque vi fa vedere chiaramente tutta l'ambientazione. Ragazzi, io ringrazio di cuore veramente la Dimension Games per questo stupendo Kickstarter. Addirittura, se andate nella pagina del Kickstarter, che vi lascio anche qui in descrizione, ormai è finito, mi hanno anche citato, quindi mi hanno messo nel Kickstarter come ringraziamento e tutto per avergli appunto recensito la prima edizione. Ci ho fatto anche insomma un discreto tutorial. E ragazzi, per me è uno dei giochi in assoluto più belli, se non lo è come regolamento, che vi assicuro è facilissimo, come ambientazione al primo posto. L'ho sempre detto, a me piacciono i giochi molto American, tanti dadi da tirare. Io sono così, io se un tiro dadi mi sento male, ma perché? Prima che essere board gamer sono wargamer, quindi mi piace tirare dadi, la casualità. Però in questo gioco, in un altro gioco spettacolare come Nemesis, sono veramente belli perché hanno tanto contenuto di miniature, di scenari fatte bene da paura, e soprattutto la cosa più importante è che sono giochi collaborativi. Nemesis no, perché c'è sempre quello nel mezzo che cerca di rovinare, insomma, l'avventura a tutti o di far esplodere la nave. Qui siete tutti quanti insieme. E infatti un po' anche se vogliamo alla Zombicide dovete sopravvivere tutti, perché se qualcuno muore la partita è finita. Quindi dovete andare avanti in tutta questa campagna con i sei personaggi, che tra l'altro sono anche molto ben caratterizzati, ed è veramente un viaggio nell'oscurità e nel freddo glaciale delle profondità oceaniche, che per un amante di Lovecraft, di giochi horror o di film old school anni 80 e primi 90 non deve assolutamente mancare. Vi farò vedere ovviamente le cose nel dettaglio in altri video dedicati. Ricordo ancora una volta Deep Madness, Madness Reborn con, perdonate se no me ne stavo dimenticando, la sua espansione. Questa era proprio di questo Kickstarter, infatti come vedete Madness Reborn, e questa espansione, guardate, è grande praticamente come il gioco di base, addirittura all'interno ha 20 nuovi mostri, un sacco di carte, token e ovviamente tutta una nuova avventura da giocare. Quindi sono contentissimo di averlo ricevuto, ringrazio la Dimension Games come sempre, grazie di cuore e immensamente anche di avermi citato in campagna. Vi farò dei video dedicati dove vi farò vedere per bene tutte le altre cose che compongono questo capolavoro del board game. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, a
alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!